Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e per avere gli scambi da Mordughino, mi raccomando, dovete essere iscritti al canale, ve lo ricordo sempre. Tante novità alle porte, ieri è uscita una cosa molto interessante che non è stata spiegata al 100%. Noi abbiamo già visto qualche cosa nei video passati, se non l'avete visti andateli a guardare, mi raccomando. Andiamo a vedere qualche novità. Allora, abbiamo la nuova carta Jolly. Ho scoperto un nuovo elemento raro, dotato di proprietà fantastiche. Questo l'ho fatto ieri sera, ovviamente l'ho dovuto prendere immediatamente. Adesivo Jolly, questo nuovo adesivo Jolly è importantissimo perché, come abbiamo visto, dà diverse possibilità. In questo caso la prima che ci hanno regalato ci fa selezionare una carta a nostra scelta tra le mancanti. Infatti, ovviamente, io sono andato a scegliere la carta dorata che mi mancava dell'ultimo set di quelli nuovi, che erano 7500 dadi, quindi cosa significa? Mi sono levato una 5 stelle dorata da trovare, importantissimo come cosa, e quindi mi sono rimaste magari le carte scambiabili 4 e 5 stelle che posso scambiare magari con voi, quindi tanta roba. E la cosa importante è che potete selezionare appunto una dorata anche senza problemi da questo evento. E ovviamente abbiamo finito il set, 7500 dadi e 308 billion, trillion, quanti sono, quindi abbiamo rifatto dadi. Poi, oltretutto, abbiamo preso una carta nuova 5 stelle dalla bustina che è uscita dai premi che ci stanno, perché poi ovviamente che fai? Non vai a completare le altre cose, dovrei aver completato, che non so se ce l'ho qua, l'evento quello sopra vecchio che abbiamo finito insieme quasi, mancava poco, quindi mi sono messo di punta e l'ho completato e avevo recuperato i punticini. Grazie a quella carta ho completato un altro set, quindi magnate ferroviario, tanta roba. Questa è una cosa importantissima, ragazzi. Per le wild card, quindi la carta Jolly, dove la possiamo trovare? Negli eventi, in alcune casse speciali che è stata sostituita con la bustina con una carta garantita. E ovviamente anche sicuramente in qualche torneo o evento a tempo. In questo caso Galactic Treasure, che non è altro che la nuova versione di minatori egiziani, là, quelli dell'Egitto che andavano a picconare per terra. In questo caso non saranno più picconi, ma saranno laserate, quindi proprio il laser che va a sparare sulla piattaforma. Il gran premio finale saranno 2500 dadi, tanta roba. La pedina a forma d'alieno, stupenda, quindi di navicella spaziale, e la carta. Quindi adesso non sappiamo se quella carta Jolly sarà ugualmente una carta selezionabile o sarà uno degli altri eventi, perché la prima l'hanno regalata a tutti. Quindi tutti abbiamo ottenuto una carta gratis. Ma come sappiamo dai leak che abbiamo visto in passato, qualche giorno fa, quindi andatela a vedere, ci dovrebbe stare comunque Wild Sticker tra i titoli, che ha una lista di possibilità che possono accadere, tipo che fate tutto un coso, che completate un set completo, addirittura c'era la possibilità di completare un set completo, cioè, quindi non so se effettivamente sarà così, lo vedremo nei prossimi giorni. Queste sono le informazioni che ho ottenuto tramite il grande Monopoly Go News che trovate qua sotto in descrizione, il loro Telegram, veramente fantastici, sempre sul pezzo, e dal Monopoly Go Trade, che invece è il Discord, ok, che però è internazionale in inglese. Ok, infatti dal Discord abbiamo preso quest'altra, che ci fa vedere che effettivamente il Dig Tool, quindi l'oggettino per scavare, è cambiato, è diventato il laserino. Nuovi tesori da trovare, ovviamente sono cambiate le forme perché sono aliene. Ovviamente la nuova pedina in stile navicella aliena. E ovviamente tutte le casse sono diventate in stile galattico, comunque la forma che vedrete. Infatti dopo le vediamo in gioco e ve le faccio vedere bene, perché si possono già vedere. Allora, questo è l'evento che c'è attualmente, ovviamente dovrebbe finire domani, penso, o stasera, domani o stasera, non mi ricordo, adesso vediamo. Importantissimo, questa è la versione senza peg, se non erro, no, questa è quella con i peg. Questa era buona fino a ieri sera, è cambiato pochissimo, al posto dei peg sono stati sostituiti dei premi secondari, quindi banconote o dadi, quindi niente di eccezionale, nessun cambiamento enorme. Abbiamo comunque un per 1000 a 28, abbiamo comunque al 43 un night roll, quindi un altro per 1000 per 20 minuti, quindi comunque della robina importante c'è.
Il torneo a 2 giorni, non so se è finito, non penso, mi sa che ancora c'è oggi, quindi ancora possiamo marciarci sopra, anche perché questa lista ovviamente ci dice che se passiamo su stazione, probabilità e imprevisto, abbiamo i punti sia lì che ovviamente sul torneo 2 giorni, che diciamo l'interesse è soltanto per la roba che si trova all'interno del torneo, ma non per il torneo in sé, perché gente sta a 70.000 e passa. Questa è tutta la roba che ho fatto. Ok, abbiamo i temp, va bene. Temp 22, quindi questi sono gli eventi temporanei del 22 e del 23. Oggi non ci sono per 1000 fino a... Ma non ci sono per 1000 oggi, ragazzi. Nei cosi temporanei non ci sono per 1000. L'unico per 1000 è domani mattina fino alle 14, dalle 8 alle 14. Quindi per il resto sono parcheggio gratuito 2 giorni, che non è male. Ovviamente era entro le 11, penso di averlo preso. Quindi penso che sia pure in atto e lo stiamo sprecando. Corsa alla tappa, afferra la grana, mega rapina alle 14. Quando vedete questo video c'è mega rapina, attivo. Parcheggio gratuito normale. Soldi a profusione, tutti pazzi per l'affitto. Alle 23 c'è gira la ruota. Ovviamente l'evento sopra dura un tot, il torneo ancora dura fino a stasera. Quindi questa è la situazione attuale. Allora io direi a questo punto di andare a giochicchiare e a darci un po' una bella passata per capire la situazione. Ovviamente, ripeto, ho altri screen da mettere, ma non perdiamo troppo tempo. Andiamo da Monopoli. Vai così. Entriamo in gioco e andiamo a fare la nostra giocata, anche perché sopra è da continuare. Siamo alla 900, quindi siamo molto vicini anche al permillone. Sono ad 82.605 dati, grazie a tutti questi dati che sono tornati. Grazie. Vedete perché le giocate sono sempre da fare? Perché c'è la possibilità di recuperare dagli eventi. Cassa community immediata, che tanto il per 50 non lo vediamo da eoni. Proprio eoni. Però va bene. Ci accontentiamo così. Vai, così. Ragazzi, mi raccomando, mi piace. Fatemi vedere che siete presenti. Lo so che siete sempre voi, 600-700 persone. Quindi ci possiamo arrivare almeno a una sessantina di mi piace per quelli che si scomodano a darmi una zampa. Li ringrazio tantissimo. Sono molto apprezzati e vi vedo nei commenti, quindi mi raccomando. Ringrazio tutti quelli che comunque sono sempre attivi. Allora, se delle volte basta anche un ciao, io sono contento. Un ciao nei commenti, mi fa tanto piacere, lo sapete. Sono una persona che vi chiede di essere sempre presenti. Anche se sono passato per un saluto. Buon lavoro. Ok? Vai, pacchettino regalo. Diamoci dentro. Vai, anche perché sono rimasto uno dei pochi, mi sa che ancora continua Monopoli in italiano, a parte quelli che spiegano le fuffe. Ecco, una cosa che devo farvi vedere. Andiamo a album. Vedete in basso a destra la scatolina? È cambiata la forma, l'hanno cambiata di tutti e tre. Sono diventate belle spigolose. E all'ultima c'è la Jolly. Adesivo Jolly, scegli un adesivo mancante. Quindi adesso questo adesivo Jolly, la Wild Stick, è rimasta la stessa. Quindi probabilmente io ho paura che questo Jolly per ora sia così. Poi quando cambia e mettono l'altra versione, cambia pure dentro a sta scatolina. Quindi per adesso è ottimo. Possiamo sceglierci le carte che ci mancano e quindi si potrebbero andare a prendere tutte le dorate che ci mancano e poi il resto andarla a chiedere con scambi. Anche perché mi mancano veramente poche carte, tanta roba. Per adesso me le tengo perché giustamente voglio fare gli scambi con voi. Però vediamo, se poi dopo andiamo troppo per le lunghe ci proviamo. Allora, dove siamo? Ok, siamo su station, quindi station su station mi sembra una cosa difficile. E invece l'ho fatta, mannaggia la miseria, l'imprevisto. Ok, per fortuna che era una distruzione, almeno piangiamo un po' meno. Mordoghino piangino. Ci sta, ci sta. 431 milioncini, che non ci dispiacciono mai. Ovviamente, guarda, se adesso faccio doppio 5 rosico. Ok, 415 è una prison, magari era doppio 6 così rosico 3 volte. No, va bene, va benissimo così. Allora, rischiamoci il 5 perché al massimo c'è l'imprevisto. Vediamo un po'. E l'imprevisto che so dollari, però so 200 punticini a quei dadi là sopra. Tanta roba. Allora, questo è in tiro lungo, però ho notato, come vi ho detto già l'altra volta, da quando hanno fatto il change, che i tiri sono predefiniti, ho notato che ci sono tiri da 10, 12, anche 9 molto elevati. Cioè, il 7 rimane sempre quello più probabile. Però, stranamente, sono aumentati i tiri grossi. Ecco, oggi non mi fa un tiro grosso. Oggi non lo fa, oggi va contro la regola che abbiamo notato. 6-7, perfetto. Il 7 è sempre funzionale. Sempre.
Quindi io dico sempre 7-8 sono i più favorevoli. A me il 6 capita di rado, però è tra i consigliati. Quindi dipende pure dalla fortuna della persona, insomma. Però il 7 è palese, cioè c'è spesso. Ripeto, sono aumentate le probabilità del 10 che esce, ed è strana come cosa perché ho fatto dei test e ho controllato che ci sono state alcune giocate che per 7 tiri di fila ho fatto magari 2 10, un 11, un 12, un 5. Quindi, come per dire, ma i dati possono veramente fare così? Allora, 500, quindi abbiamo ripreso il cosino, 900 dadi, sopra c'è anche la bustina. La busta, ci stiamo avvicinando ai 10. Anche perché essendo a 3 giorni, non serve iperpusharlo quell'evento, sinceramente. E qua, guarda, oddio, che ho visto, raga, guardate il primo, 154.000 punti. Ma com'è recuperabile un tizio del genere? No, ma mamma mia, non so come hai fatto. Io spero che sia un fuffarolo, che se è uno scioppone ha speso i miliardi. Spero veramente per lui che è un fuffarolo, ragazzi. Se no è tristezza piena. Ok, posizione brutta, doppio 5 dalla posizione brutta. Noi abbiamo fatto col per 1. Ok, a parte che non sappiamo col per 100 cosa sarebbe uscito. Ricordiamoci sempre che è variabile, terreno variabile. Allora, guardate, tiro grande, no, 4. Ce la possiamo rischiare perché là c'è, ripeto, sempre il buon imprevisto. Ah, potevano essere 300 dadi. E dopo c'è un armor. Quindi diciamo che alcuni tiri sono salvi. Ecco, io sono passato sull'unico non salvo, sulla tassa. Va bene, Mordug. 6, 7, 8, vai sull'affitto. Come sempre, insomma, non è cambiato molto. E tocca sempre sperare. Ok, andiamo avanti. Come c'è un bel tirino. 4 e 3. 3, 6, 7. Allora, potrebbe essere buona se pigliamo il 7. Se tiriamo un tiro corto, invece no. Tiro lunghissimo, va bene. Posizione buona per il prossimo tiro, ovviamente. 6 e 5, guardate i tiri grossi che vi ho detto. Di nuovo su tassa, poi, per assurdo. 5 e 4, forse imprevisto. Imprevisto dollari, perché te pare che ci danno l'imprevisto buono. Ecco qua, ora arriva il dolore, eh. Stanno arrivando i per 1000. Cominciano ad arrivare i per 1000. Però se prendo un per 1000 stazione o imprevista è tombola oggi, eh. Con un po' di cuore. Un po' di cuore dalla nostra parte. 4, 5, 6, de 1. No, de 2. Voglio anche a conti chiave questa mattina. Oh, 6 e 4. Che tiro lungo brutto. 6 e 2. Ok, come vedete la media è proprio aumentata. Dei tiri grossi. Quindi è difficile pure farsi un calcolo effettivo perché da 7 a 11 c'è un bel passaggio. 6 12 addirittura, cioè rendetevi conto. Pazzia. E questo loro dicono che dovrebbe essere randomico, cioè nel senso la media è rimasta randomica. No, la stazione con doppio 3, dimmi che non è rapina. Ok. Va bene, va bene. Allora io PS, uno che non sa né leggere né scrivere, anche gli attacchi a per uno li mando verso qualcuno a random che mi ha colpito magari un po' di volte. Dai, mi mando sull'orsacchiotto qua. Chi è? Il Lexi. Ciao Lexi. Quindi meniamo a uno scudo di Lexi col per uno. Così se non dovessimo avere attacco a disposizione possiamo comunque fare qualche magia. Proseguiamo col nostro giro. 6 e 2. No, 6 e 3. Qualche cosino sprecato, peccato. Dai, un bel percento imprevisto secco. Assolutamente no, addirittura ho fatto un 5. 6 e 4, va bene, quindi un doppio 5. Ok, posizionamento improponibile. Fammi un tiro corto. Posso rischiarmela, però è un 5 quello. Fammi un doppio 5, bella, andiamo su prigione. Vediamo un po' col doppio 5 la prison. Anche se il raddoppio l'abbiamo fatto prima. Era improbabile, dai, era improbabile. Allora, vai, proseguiamo. No, dai. 2 è veramente tristezza. Beh, ho fatto 5, non è che. Ok, io ho ripreso degli armor perché ovviamente ieri c'era pure le cose rapide, veloci, quelle brutte che ti dicono costruisci 3 volte. Ma perché devo costruire 3 volte? Io non capisco. Cioè, la cosa più brutta di questo gioco è costruire e loro mi fanno costruire, è cattiveria proprio.
6-1-7, vuoto totale. Stiamo droppicchiando dadi. E un'altra Bryson, dai, giusto per felicità nostra, dai. Almeno raddoppiate. Non sia mai. Non sia mai. 5-2, ovviamente saltiamo pure l'imprevisto. 6-1-7, non ci arriviamo. Oh, ma il gioco ha deciso di prenderci per i fornelli? In tutti i sensi? Ci prende per i fornelli, ragazzi. Ok. Proseguiamo la nostra giocata. Scusate, c'era stato un attimo un change importante da fare. Mannaggia al 4. Mannaggia al 4. Sembra una parolaccia. Mannaggia al 4. E che 4? Vero? Ci sta, no? Una parolaccia velata. Molto educata. Ok. Vediamo un po' se da qui magari. Armor imprevisto. Imprevisto stazione. Visto che abbiamo preso prima. E vabbè, però 3-1, no. Oh, un 6, dai. Dai. Però è distruzione. Vabbè, facciamo 400 e entriamo nel per 1000. Che non è una buona cosa. Cioè, nel senso, abbiamo recuperato i dadi oggi. Ora li andiamo a perdere a bestia, guardate, eh. Con la fortuna che c'ho io, è capace veramente che ci roviniamo. Vediamo un po'. Poi chissà perché giocate buone, giocate negative, giocate buone. Cioè, è sempre così. Non c'è una continuità che mi fa crescere in dadi. Arrivo a 90.000, faccio wow, sono quasi 100.000. 60.000, porca miseria. Ok, vai. Un bel attacco su attacca che è stato ripristinato in parte. Forse è stato ripristinato e poi riattaccato male. Però vedo che non ci sono gli attacchi sopra, quindi strana come cosa. Ok, 500, quindi andiamo a prendere il nostro permillone. E mo tocca su da un pochino. Ok, ovviamente i punti sono andati pure sul torneo. Ok, io non voglio vincere il torneo, però se prendo qualche punticino dal torneo non mi dispiace. Dai, però, c'ho 10 minuti, però vorrei sfruttarli da una posizione discreta. Se fosse possibile, eh. Se ci date questa grazia. 5, 6, 7. Allora, potrebbe essere buono se passiamo sulla Prison e c'è il raddoppio, se no è una tristezza. Me la rischio. 6 e 2. Armor, va bene. Posizione buona perché c'è imprevisti. 4 e 2, stazione, presa. Però, te pare che mi dava rapina? Però, l'evento sopra ne guadagna 100-100. Cioè, anche di là, perché qualche premio magari con 4.000 punti lo prendiamo, eh. Però, ok, c'è andata discreta. Alzo le mani. Non voglio essere negativo. Il primo per 1000 è andato discreto. Cioè, il primo. No, il secondo. No, il primo. Oddio, mi sto perdendo, no, il secondo. Ok, il tabellone vi attacca, vai. Facciamo un po' di punticini. Magari prendiamo una bustina carina. O qualche altro dado. Vedi, 5.000 punti su esploratori lunari. È una batosta gigantesca di roba. Te, vai così. Lì ci stanno dei dadi. Carini. Pochi, ma carini. 80.000, quindi ovviamente siamo in drop. Si attiva il moltiplicatore. Adesso ci dovrebbe dare la roba per il torneo. 4.000 punti sul torneo. Dai, un premio e un po'. Ok, e dollari. Non sono arrivati i dadi, ragazzi. Non sono arrivati i dadi in ritorno. Allora, se prendo adesso una rapina, posso fare veramente una grande svolta. 6, 7, 8. Ovviamente vado su imprevisto. Grandi vittoria. Beh, non mi posso lamentare. Ci rischio, molto rischiosa questa cosa. Armor, grazie a Dio. Che se no veramente era una rosicata importante. Diciamo che questa posizione non mi piace. Cerchiamo di ritornare su. Magari da una posizione un po' più comoda però. Troppo distante. Ecco, già da sopra Prison potremmo pure azzardare il tiro. Guarda, è ora doppio della vita, doppio 5. No, vabbè. Non l'ho sprecato e già è tanto. Rischiamo sto per 1000 da qua. Stiamo ritornando ovviamente sotto gli 80.000. No, dai, doppio 5 da lì. No, però, vabbè. Vai, vai, imprevisto. Ho capito. Grazie, molto gentili. Lo so che i dadi l'ho presi, però, insomma, mi sarebbe piaciuto un tantinello meglio. Allora, proviamo a rifarmi tutto il giro. Riandiamo in una posizione dove c'è imprevisto di mezzo. Ovviamente vi ricordo sempre che la posizione migliore è sempre dalla parte in alto. Non tanto per la Prison che è buona, ma perché abbiamo stazioni imprevisti e armor. Ovviamente sempre se ci andiamo a finire sopra. Vabbè,
Va bene, non abbiamo preso un raddoppio su Prison. Per fortuna non l'ho fatti col per 1000. A parte che non è detto che ci passavo sopra, però. Dai, due no, però. Vabbè, ci ririschio. No. Basta. No, troppo di là. E niente. Non mi piace questa posizione. Abbiamo ancora 6 minuti. Ovviamente, questa posizione sarebbe pure buonina. Vediamo un po'. Tirami un tiro fatto bene. No, 6 e 5 è troppo, però. Gioco mi trolli. Stazione. Stazione. Alta distruzione, ma possibile? Ma le rapine? Una bella rapina con i tanti dindini là sotto. Così magari salgo anche un po' di tabellone, che sarebbe anche una grazia, visto che ormai mi servono 30 trillion là. 20-30 trillion, perché poi dipende. Essendo che ci sono state delle distruzioni alle mie strutture che ho dovuto fare per le missioni giornaliere, è un problema. Però questi sono 5.000 punti secchi su evento, quindi non mi lamento uguale. Cioè, ho fatto del drop dati, ma non è un problema, perché l'importante è fare gli eventi e cercare di arrivare alle bustine. Eccone una. Dice sono 3.500 dati con 10k di punti. Mannaggia. Allora, bustina ci dà un doppione 4 stelle, niente eccezionale, e qualche punto va su torneo. Ok, un premio solo. Comunque stiamo facendo un premio alla volta su torneo 2 giorni. Non è una buona cosa, sinceramente, posso dirlo. Allora, facciamoci un giro per uno. Ok, mi sembra un buon posizionamento, potrei pure azzardare. 74.000 e 5.5, madonna, te prego, però. Gioco, non mi puoi far ste giocare. 6, 7, 8 armor. Ok, un po' di respiro. Avevo un po' di paura. Vabbè, guarda, guarda quanto ci scommettete. Guarda un po'. Per uno, rapina. Mi sono perso una rapina. Vabbè, non era massima, però comunque sarebbe stata un'ottima volta. E niente, il gioco mi trolla, lo sappiamo noi, lo sanno tutti. Ok, tiro corto. La posizione è buona, speriamo che lo piamo. Perché tanto oggi sicuramente riandremo in drop, certo, certo, niente. Ok, siamo a 73.000, quindi stiamo ritornando verso i 60.000. Ci sta, ci sta. No, però, che tiro lungo, dai. Vabbè. Mi trolla, mi trolla. Anche perché tutti i dati che posso recuperare adesso non vanno a ripristinare la situazione dell'82.000. Neanche se finissimo l'evento sopra in anticipo. Per 1000 da qua. 5, 6, 7, stazione. Ti prego, una rapina adesso. Oh sì. Dai, questa è roba buona. Questa è tanta roba. Ovviamente banconote, però è tanta roba. 2 trilioni, 2 trilioni e 3. Il problema è che non bastano quella roba. Oh. Quasi presi quei 3.500 dati. 3 premi sul torneo 2 giorni. 21esimo. Ma non ci stanno dati comunque nel torneo 2 giorni. È uno degli sprechi più grandi della storia comunque, posso dirlo. Cioè i 1.800 sono gli unici dati di sto torneo, di sto evento. Vabbè. Ricerchiamo la posizione e rischiamo ancora, dai. Siamo pazzi. Morduk è pazzo, lo sapete tutti. Se non uscisse un 5 magari da una posizione poteva essere buona, ecco, te pare? No, non era manco buona perché c'era la ferra alla grana. Per carità. Però uno vorrebbe un attimo di soddisfazione, no? Ok. Anche perché tanto queste banconote non sarebbero mai bastare per farmi costruire. Infatti non posso costruire. Sono poche. Sono poche, nettamente poche. Io spero che ritorni la riduzione dei costi un'altra volta. Allora, 6 e 5 mi sa che andiamo su station. Ovviamente distruzione perché la rapina l'abbiamo fatta poco fa. Lo so che a voi vi piacciono sti sprechi, lo so. Lo so. Anche a me, da un punto di vista. Anche se sono un po' troppo. Intanto mi arrivano messaggi, mi scuso se l'avete sentito, notifiche. No, questa è cattiveria. Cioè, dalla posizione buona tu mi fai 6 e 5. Ah! Gioco, ti prego. Lasciamelo un filo di soddisfazione. Ok. 2 minuti rimasti, ragazzi. Siamo molto a corto. Però, posizione buona. Dai, ti prego. 5 e 4. Forse imprevisto. Ti prego. No. Altro tiro da per 1000. 4 e 4. Armor. No. 2 minuti rimasti, ragazzi. Volevo prendere almeno. Vabbè, non ci credo. Un altro imprevisto stazione. Sprecato. A parte che tanto, ripeto, non si sa se uno ci passa. È quella la problematica. Non si sa.
3000 è talmente randomico che non si sa. Allora, 6 e 4, no, 6 e 2, forse ci arrivavo lì con quello. Fischiamo la posizione, vai. Olè. 4, 5, 6, imprevisto. No, dai. Affitto. Quanto rosico. Manca un minutino, raga. Siamo andati in drop dati, vabbè. L'avevamo appena guadagnati con la magia dello sticker. Poi vedete quando inizia Coso Galattico, ma penso che sia molto a breve. Penso che sia molto a breve l'evento galattico. Così recuperiamo altri dati. Ok, posizione ovviamente sbruttas. Doppio 5, quindi altra stazione. Guarda la cattiveria del gioco. Mi sta trollando adesso. E vabbè, ci sta, ci sta. Ci sta, recupereremo con altri eventi. Recupereremo con i set. Recupereremo con l'evento galattico. Recupereremo giocando ancora esploratori lunari nel pomeriggio. Qualcosa ci inventiamo. Un tiro corto? Vabbè. Non è un tiro corto che mi aspettavo. Ok, 6-1-7, posizione molto buona. Vediamo un po' se riusciamo a prendere quella benedetta stazione. Prendiamo imprevisto. Sì, 3000 dadi, buono. Ritorniamo a 70.000 e prendiamo quasi 3500. Tanta, tanta roba. E anche posizione buona per la prossima session. 6-1-7, liscio di 1, porca miseria. Ok, diciamo che siamo rimasti sui 70.000 circa. Sì, sono finiti per 1000, porca miseria. Vabbè, ci sta. È stata una bella giocata, dai, ci sta. Ok, anche perché prima del Wild Sticker io stavo a 73.000, quindi abbiamo fatto un mega guadagno e poi l'abbiamo utilizzato. Ok, là mancano pochi per i 3.500, quindi potremmo anche continuare la giocata qualcosina. Stiamo a 26 minuti. Diciamo che siamo un po' lì sul filo del rasoio, eh. Io potrei azzardare un altro paio di tiri, più che altro per metterci in posizione. O per prendere almeno una station e prenderci quei 3.000 dadi. Che tanto là basta che ne prendiamo uno, eh. Per 100 e prendiamo 3500 dadi e ritorniamo in media senza troppi problemi. Quindi il drop sarebbe neanche troppo sentito. Però devo prendere posizione, come sempre. E la posizione me la lasciano. Anche perché poi dopo più avanti c'è anche i 20 minuti per 1000. Quindi mo vediamo oggi pomeriggio se riesco a arrivarci. Magari faccio il sbam finale e domani siamo all'ultimo step. Ok, cerchiamo di portare avanti l'ultimo step. Ci potrebbe stare. Ok. Ci sta, facciamoci la nostra magia 500 pulitissimi, 10k. C'è la bustina buona, 3500 dadi da esploratori lunari, bustina buona in vista, quindi oggi pomeriggio probabilmente prendiamo quella. Ok, ventesimo magia. 29 su 30, quindi mi manca solo l'ultimo bonus, 1800 dadi, che sono comunque altri dadi che tornano qua, quindi io alzo le mani. È una giocata buona. Peccato per i soldi che come al solito vanno sprecati. Quello lo dobbiamo sempre ricordare alla Scopely. Scopely, trovaci un modo per migliorare la situazione. Intanto, devo rifiutare Domenico. Ti ringrazio, la carta non mi serve. Seminari guadagni. Ok, siamo 25.000. I più alti nel mondo sono 29.000. I più alti in Italia 27.800. Quindi sto sempre in ritardo di 2.000 punti. Non riesco più a salire come sempre. Allora, album. Album. Andiamo a fare i cambi, regali. Come sempre, per le carte regalo da me dovete essere iscritti al canale, dovete essere i miei amici in gioco, quindi link in descrizione sotto questo video per trovare appunto la mia amicizia, per poterla avere. Se avete il bug dell'amicizia ve lo dirò nei commenti e cercherò di risolvere il giorno seguente o il giorno stesso, quindi mi risponderete. Se mi rispondete io risolvo, se non mi rispondete resta là, ve lo dico. Gli scambi sono sempre quei 5 al giorno, ovviamente se ci stanno le dorate ci sarà qualche altro scambio in più. Mi mancano ancora 35 giorni per avere le carte regalo. Commentate sotto l'ultimo video. Io guardo solo gli ultimi video, non torno indietro ovviamente perché sennò sarebbe un'ammazzata. Quindi, mi raccomando, questa è la lista delle carte a mia disposizione. Guardatevela bene. Fate una lista dettagliata. Potete mettere anche carte che non avete. Ok? Anche carte dorate, così se dovesse capitare nel pomeriggio che parte la cosa d'oro, io posso magari scambiare la carta. E è tanta roba. Quindi mi fate, Mardug mi serve, candidati dello stivale, oppure elettrizzante del set 11. Fate una lista fatta bene, con il vostro nome in gioco, perché se no non vi riesco a trovare. Se voi scrivete, ehi Mardug mi serve quella carta, me la mandi? Chi sì? Io reggo Enrico, magari sul gioco ti chiami Giacomo. Che è successo, eh? È successo, persone si chiamavano magari Marco e poi in gioco si chiamavano Witdark72. E che...
Come faccio a saperlo io? Cioè, capito, no? Appunto. Quindi mi raccomando, fatemi una bella lista e se avete l'immagine profilo, dettagliatemela. Cioè, nel senso mi dite, sono io che sto prendendo il sole, sono io che sono sotto la luna, sono io che ho il diploma in mano, sono io col mio ragazzo e tante altre cose. Così vi trovo più facile perché magari vi chiamate Francesco come altri mille Franceschi e è un problema. Vado a vedere se c'è sta qualcuno a cui regalare carte. La prima carta di oggi va a Riccardo che mi chiede fuori i soldi del set 16, spero ti sia utile. Vi ricordo ragazzi, non vi arrabbiate se non vi mando le carte, è perché non ce l'ho a disposizione o perché mi chiedete in 6 la stessa carta. Ringrazio Riccardo, fanne buon uso. La seconda carta la mandiamo a Eusebi che mi chiede una carta abbastanza piccolina, una 3 stelle del set 12. Vai, ti mando la carta che è cannonata se non erro. Eccola qui, arriva subito a te. Fanne buon uso, mi raccomando. La terza carta di oggi la manda Davide che mi fa lo stesso analista. C'è una carta abbastanza bassa che gli serve che è candidati o candidati del set 10. Gliela mando immediatamente. Fanne buon uso, mi raccomando. Allora. Francesco mi chiede come sempre, penso qualche carta 5 stelle. Non ce l'ho, France. Ti mando assolutamente almeno una 4 stelle così almeno qualche stellina te la fai. Sono sempre stellina alla fine, dai. Ce la facciamo. Continua, mandiamo questa carta a Francesco e poi ci salutiamo. Va bene, sperando di arrivare a prendere altre wild card oppure con l'evento che inizia, sarebbe molto buono. Va bene ragazzi, questa era la puntata di oggi, esploratori lunari, portato quasi fino al 20 minuti di per mille, quindi abbiamo fatto 10 minuti di per mille importanti. Vi ho fatto un drop che non si è sentito tantissimo, eppure recuperabile secondo me in parte. Forse non 81.000, ma magari 75.000, 77.000, si può fare. E stessa cosa, il torneo 2 giorni inutile da portare a termine, perché non ci sono tantissimi dati, non ci sono tantissimi bonus. Solo se si porta al massimo, ma è impossibile perché il primo sta a 154.000, cosa è possibile? Quindi ci vediamo domani col prossimo, arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo, per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.